Lavorando a decretazione non riusciamo mai a rispondere a una domanda che cos'è l'Ilva di Taranto? È solo una discarica, un rifiutificio o è anche un'acciaieria? La produzione di rifiuti sommati anche ad altri materiali, scorie, materia prima e seconda, è pressappoco analoga a quella dell'acciaio prodotto in questi anni, circa 5 milioni di tonnellate. Se per quanto riguarda i rifiuti non vengono trattati adeguatamente, non superano i test di cessione per i rifiuti e non quelli impostati in maniera decisamente opinabile dal governo, questi possono finire in sottofondi stradali danneggiando il manto stradale, quindi magari uno mentre viaggia in auto gli si spacca la strada, oppure questo materiale può inquinare le falde, le acque e uccidere chi in qualche modo viva di quelle matrici, è successo a 5 cagnolini in Veneto, non a uno solo. Questi sono dati ormai acclarati, il governo quindi fa Grazie. qualcosa contro l'ambiente e contro la salute e con questi emendamenti può porre rimedio. Grazie, onorevole Grazie. Zuleggi. Metto in votazione l'emendamento 1.156 CRIPPA, parere contrario Commissione Governo, favorevole del relatore di minoranza, è aperta la votazione. Forza, colleghi. Fedi. Lo Monte. Carrozza. Fedi ancora non riesce a votare. Provi, onorevole. Tolga quello che c'è dentro il dispositivo se c'è qualcosa. Ecco qua. Massa. Sberna. Colletti. Invernizzi. Quanti siete? Ciraci. Sono troppo buona, mi dicono. È chiusa la votazione. La Camera respinge. Adesso mi segno quelli che hanno detto chiudi, per il dopo. Passiamo all'1.223 CRIPPA. C'è qualcuno che prende? No. Parere contrario, Commissione Governo, favorevole del relatore di minoranza. È aperta la votazione. Pilozzi, Patriarca. Pilozzi ha votato. Patriarca ancora no. Provi, onorevole. Perfetto. Fabbri. Da Torre. E mi pare Mariani. Palma. Mucci, Tinagli, forza colleghi. Santanchè. Castiello Attaguile, Simonetti, che faccio? È chiusa la votazione. La Camera respinge. Passiamo all'emendamento della Commissione 1.400. È scritto a parlare il deputato Carrescia. Grazie Presidente. Ma intervengo su questo emendamento che è stato oggetto anche dei precedenti per evidenziare la portata positiva dell'emendamento delle commissioni che dà una risposta alle preoccupazioni che erano sorte dopo l'introduzione del comma 2 ter all'articolo 4 del decreto numero 1 del 2015. E per capire un po' il senso di questo emendamento, che deriva da un'attenta riflessione delle commissioni, e avevo presentato personalmente due emendamenti, altri colleghi, dall'esito del lavoro della commissione è scaturito questo emendamento che ne coglie le ragioni e che dà delle risposte positive, perché dobbiamo intenderci bene su quelli che sono i risvolti, che la risposta che viene data con questa proposta. Ora noi partiamo da un contesto in cui si consente che alcuni rifiuti